L'accountability può essere considerata la caratteristica indispensabile di ogni soggetto che è chiamato a prendere decisioni al posto di altri. Si parla di accountability quindi ogni qualvolta esiste un rapporto di delega tra due soggetti diversi chiamati a perseguire un obiettivo comune. In particolare si fa riferimento all'accountability nel momento in cui si parla dell'obbligo del soggetto che prende decisioni al posto di altri di rendere conto delle proprie decisioni, di essere responsabile per i risultati conseguiti e di dare visibilità e i mezzi utilizzati per ottenerli. Un concetto così ampio come quello dell'accountability chiaramente cambia, assume forme differenti a seconda del contesto in cui è calato. Possiamo parlare ad esempio di accountability politica, possiamo parlare di accountability bancaria o monetaria, possiamo addirittura parlare di accountability ambientale e certamente possiamo parlare di accountability della pubblica amministrazione. Possiamo parlare di pubblica amministrazione accountable quando la pubblica amministrazione non si limita a rendicontare i risultati raggiunti, ma crea anche le condizioni per ricevere un feedback da tutti quei soggetti esterni e capitalizzare questo feedback rendendolo parte del proprio operato. Chiaramente i metodi e gli strumenti di cui una pubblica amministrazione si può dotare per essere accountable evolvono nel tempo e in particolar modo negli ultimi anni ci sono tre caratteristiche che maggiormente hanno condizionato il modo con cui una pubblica amministrazione si può rendere accountable nei confronti di tutti i soggetti esterni. Innanzitutto la tecnologia, l'evoluzione tecnologica certamente ha reso più semplice la comunicazione e lo scambio tra pubblica amministrazione e soggetti che sono all'esterno. In secondo luogo, l'evoluzione normativa che negli ultimi anni va sempre più in direzione della trasparenza, della possibilità della pubblica amministrazione di essere giudicata dall'esterno, di rendicontare i propri risultati e di tenere traccia degli strumenti utilizzati per raggiungerli e delle risorse investite per arrivare a quei risultati. E infine la partecipazione dei cittadini che sempre più diventa parte del modo in cui la pubblica amministrazione organizza il proprio lavoro, persegue i propri obiettivi e realizza le proprie attività. Dal momento quindi che sempre più il buon governo della cosa pubblica, passa dalla capacità della stessa pubblica amministrazione di lasciarsi giudicare in maniera costruttiva e trasparente, abbiamo ritenuto utile produrre un corso online dedicato al tema dell'accountability. Il corso è aperto a dipendenti e funzionari della pubblica amministrazione che vogliono appunto approfondire il tema dell'accountability e dell'etica pubblica. Il corso online Accountability ed Etica Pubblica è strutturato in quattro moduli, propedeutici l'uno all'altro. Nel primo modulo avremo modo di vedere insieme cos'è l'open government e daremo tutta una serie di definizioni e di riferimenti utili a capire quali sono i principi del governo aperto e come impattano all'interno della pubblica amministrazione. Sul secondo modulo si passa in maniera più diretta al tema dell'accountability, dando una serie di definizioni e mostrando come le pubbliche amministrazioni italiane ed estere negli ultimi anni si siano organizzate sempre più per perseguire la strada dell'accountability e per essere sempre più aperte nei confronti dei giudizi che arrivano dall'esterno. Il terzo modulo è più orientato all'operatività, quindi cercheremo di capire quali sono gli strumenti di cui una pubblica amministrazione si può dotare per essere davvero accountable. E infine il quarto modulo è dedicato ai temi dell'integrità e dell'etica pubblica, caratteristiche indispensabili di ogni ente e dipendente pubblico affinché davvero una pubblica amministrazione possa rendersi accountable. L'impegno settimanale previsto per i partecipanti al corso online Accountability ed Etica Pubblica è di circa 4 ore alla settimana e assolutamente non servono conoscenze di base specialistiche per apprendere i contenuti del corso. Il corso si svolge interamente online e in apprendimento autonomo e sono previste delle esercitazioni periodiche volte a supportare i partecipanti nell'apprendimento dei contenuti. I materiali didattici di cui sono composti i moduli del corso Accountability ed Etica Pubblica sono di natura differente e cambiano a seconda della tipologia di contenuto erogato. Abbiamo delle video lezioni dove un esperto racconta i contenuti del corso con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, delle video interviste attraverso cui i partecipanti potranno rendersi conto di qual è lo stato dell'arte, ascoltando la voce delle persone che in questo momento stanno davvero realizzando l'accountability all'interno delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo i learning object, pillole informative di approfondimento rispetto alle tematiche trattate e infine i test di valutazione, svolti anche in modalità di peer review, in maniera tale che i partecipanti possano valutarsi l'un l'altro apprendendo anche dal momento di confronto. La partecipazione al corso online Accountability ed Etica Pubblica è aperta ai dipendenti e funzionari della pubblica amministrazione italiana ed è assolutamente gratuita. L'iscrizione avviene attraverso la piattaforma Eventi PA all'indirizzo eventipa.formez.it.